Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio della Not So Berry Challenge, generazione giallo. Andiamo a vedere come siamo messi con gli obiettivi della challenge. Nello scorso episodio siamo andati ancora un pochino avanti con la nostra Sunny, che mi ha raggiunto il livello 5 di manualità e mi ha realizzato altre due sculture, andando quindi a raggiungermi la quota di 5 su 10 statuine che dobbiamo andare a costruire come obiettivo. Con la missilistica siamo a livello 3 e con l'aspirazione di cervello nerd siamo ancora a 2/3 della seconda pietra miliare. Abbiamo lasciato una Sunny ancora in fase di elaborazione per il lutto della nonna e il resto della famigliola che comunque in un modo o nell'altro cerca comunque di andare avanti con la propria vita. Quindi io direi di entrare subito in partita e vedere oggi come se la caverà la nostra Sunny. Ed eccoci qua ragazzi, riprendiamo proprio pari pari esattamente dove ci siamo fermati nello scorso episodio. Quindi io direi di svegliare la nostra Sunny, vediamo come si è messa con i bisogni. Sì, è messa abbastanza bene, la vorrei un attimino svegliare perché quest'oggi vorrei un pochino concentrarmi su andare ulteriormente avanti con gli obiettivi della challenge. La nostra Sunny è ancora in lutto, mancano ancora 3 ore di lutto. E quindi quest'oggi vorrei fare un qualcosa di particolare. Lei comunque nello scorso episodio è riuscita, tornandomi da scuola, ad ottenere già il voto di 10 a scuola. Quindi lei comunque con la scuola è messa abbastanza bene, cioè è messa molto bene in realtà. E quindi quest'oggi vorrei far prendere una piccola pausa alla nostra Sunny. Lei ancora non ha elaborato del tutto il lutto della nonna, sappiamo quanto sia stato particolarmente devastante per lei questa perdita e quindi ragazzi oggi proprio non se la sente di andare a scuola, di vedere persone, vuole proprio stare un pochino da sola con i suoi pensieri, diciamo che comunque ha chiesto il permesso alla mamma per poter prendersi un giorno a casa e Rossello ovviamente comprende la situazione perfettamente, quindi gli ha detto va bene cara, non ti preoccupare, insomma tanto a scuola stai andando benissimo e insomma comprendo perfettamente questa tua necessità, insomma quindi le ha permesso quest'oggi di prendersi un giorno di libertà e quindi vorrei con lei prendere proprio un giorno di vacanza da scuola quest'oggi. No, non voglio andare in vacanza, voglio prendere un giorno di vacanza da scuola, ok, grazie, perfetto. E così approfittiamo di questo tempo libero per lavorare un pochino anche sui nostri altri obiettivi. Tanto comunque a scuola va già benissimo, quindi se mi salta un giorno non succede niente. Allora, tu però hai bisogno di divertimento, quindi e anche di una doccia magari, quindi mi vai in bagno, quindi vai in bagno, fai la doccia, tanto oggi abbiamo la mattinata tutta per noi e quindi oggi Sunny si prende un momento per dedicarsi a se stessa. Quindi ti lavi, fai tutto quanto e poi mi viene anche un pochino qui a giocare una partita, così mi tiri un attimino su il divertimento e gioca Simba Ruffa questa volta, proviamo gioco, cambiamo gioco. Invece Manuel va a scuola. Va decisamente a scuola, quindi ti puoi anche alzare, mio bello addormentato. Ti vai a fare una doccia veloce anche te, che ne hai bisogno e non riuscirai a mangiare, ma mangerai uno spuntino a scuola, va bene. Tanto sei riposato. Allora, i nostri adulti, cosa devono fare? Fatemi vedere, dobbiamo andare a lavoro quest'oggi. Oh, una volta tanto Tommaso mi va a lavorare, tipo 20 giorni che non va a lavoro quest'uomo, va bene. Quindi deve andare a lavoro tra un paio d'ore, ok? Quindi con lui abbiamo il tempo di darci una ripulita, quindi anche con lui magari andiamo in bagno e ci laviamo i denti, dai. Hai fame? No, non hai fame, quindi ti puoi anche lavare direttamente i denti. E Rossella, fatemi vedere, Rossella deve andare a... No, Rossella ha il giorno libero oggi, attenzione. Rossella ha il giorno libero. Ok, va bene, allora anche Ross oggi se lo prenderà un pochino di relax. Lei mi sta per uscire dal lutto, le mancano 41 minuti, molto bene. Quindi direi che visto che sei a casa, ti prendi un po' di tempo per te e ti fai una bella sessione di allenamento, ti fai il tuo video di ballo della plambomba e poi, come al solito, dopo ti concedi una bella immersione rilassante e ti fai un rilassamento muscolare, così almeno ti godi un po' la giornata libera. Il nostro Edo
È ancora addormentato, va bene. Lo facciamo finire di dormire tranquillamente. Io ho messo qui sul comodino il selfie che ha scattato con Esmeralda e qui la foto che abbiamo scattato alla nostra Esme, che bellina. Quindi, dopodiché, quando ti svegli, puoi anche andare in bagno e ti fai una bella doccia anche te, va bene. E quindi niente, va bene, Manuel, tu poi vai in automatico a scuola, quindi seguiamo un po' la nostra Sunny. Quindi finiamo di fare la doccia, tiriamole su un po' il divertimento. Mi sa che ho di nuovo la cesta dei panni sporchi piena, perfetto. E quindi qualcuno mi dovrà caricare una lavatrice tipo Tommaso che non ha niente da fare, va bene. Allora vieni qui. Allora mi fai il bucato, aggiungi la lavatrice. E anche qui mi fai aggiungere la lavatrice e vieni qui e mi prepari la lavatrice, perfetto. Qui abbiamo anche del bucato asciutto, quindi me lo prendi e me lo riponi tranquillamente. Manuel intanto è andato a scuola, lo facciamo studiare sodo, perché con lui invece dobbiamo ancora raggiungere il voto di 10. Spero che oggi me lo raggiunga, insomma siamo a buon punto, secondo me ce la possiamo anche fare. E dicevo, seguiamo un pochino la nostra Sunny. Seguiamo la nostra Sunny, ora aspettiamo che si diverta un pochino. E poi volevo appunto andare un pochino avanti con lei con la manualità. Quindi volevo prendermi un po' di tempo per andare avanti a creare le sculture e poi a creare i mobili appunto per metterle in mostra, così vediamo di avanzare con l'abilità di manualità e quindi anche con le cose che dobbiamo fare per la challenge. Ok. Stai andando. Potevi anche caricarmela la lavatrice per. Niente da fare, va bene. Però chi è che sta chiamando Manuel? Cosa c'è? No, non ho fatto tempo a prendere la chiamata. Vabbè, mi sembrava fosse Mirko che ci chiamasse, ma in teoria siete a scuola insieme, quindi non avete bisogno di telefonarvi, va bene. Allora, Edoardo mi stava bene, allora poi lo facciamo fare a Edo. Mi lavi il bucato e mi prendi e riponi il bucato, dai, dopo che hai fatto la doccia, va bene. Tommy lo facciamo lavorare normale, tanto insomma lui ormai è artista, insomma, affermato, non ha bisogno di. Sunny, come stai? Stai bene? Ok, hai tirato abbastanza sul divertimento, va bene, allora basta, vieni giù, mi fai un po' di colazione e poi ci dedichiamo a fare le nostre cose, perché voglio sfruttare assolutamente la giornata, quindi mi fai un pasto veloce, va benissimo. Mi mangi dei cereali semplicemente, così facciamo velocemente. E poi andiamo a lavorare al tavolo di manualità. Perfetto. Lei oggi ha bisogno, insomma, di passare un po' di tempo con se stessa, insomma, a fare le sue cosine, bella tranquilla, non vuole vedere e sentire nessuno assolutamente, anche se anche con lei, se Dio vuole, stiamo per superare il lutto. Allora, Edo mi hai fatto, bravo, molto bene, bravissimo, ma ci sono di nuovo, ho già la cesta piena, non è possibile. Iniziamo anche qui una pulizia abituale, mi vieni qui e mi continui a scrivere tu, dai. Allora, me l'avevi finito il libro te anche, allora scusa, vammelo vendere. Pubblica, vendi un editore, mi vendi questo Twilight Boulevard e poi me ne scrivi un altro. Mi scrivi un libro di genere e mi scrivi una sceneggiatura. No, mi scrivi un racconto. Dai, mi scrivi un racconto. Te, Ross, mi hai finito di fare tutto. Però noi, voi due avreste anche fame, in effetti, un pochino. Allora no, magari poi vi mangiate anche un boccone insieme. Voi due fate un po' di colazione a modo. Vediamo se c'è qualcosa già di pronto, sì. Allora, mi prendete una porzione, quindi te Rossi siete qui e passate un po' di tempo insieme padre e figlia tutti e due mentre fate colazione. E invece Sunny si defila e ha già finito di fare colazione, quindi viene qui al tavolo da lavoro e mi comincia a lavorare un pochino. Quindi andiamo avanti con le sculture. Tra l'altro, non ho letto poi le altre descrizioni delle altre sculture, quindi intanto ne scegliamo un'altra. Quindi facciamo quella di elefante, leggiamo la descrizione. L'elefante grosso ma elegante, gentile ma impetuoso, pieno di vita ma in questo caso legnoso. Ho fatto anche la rima, ok. E leggiamo anche le altre che poi non ho più continuato a leggere. Quindi il cavallo l'avevamo letta, leggiamo il coniglio. Il coniglio, dolce e soffice, eppure sorprendentemente sobrio, po poni una simile meraviglia della natura a vegliare sulla tua casa in forma lignea. Ok, mentre il drago, il ruggito di questo maestoso drago riempie l'ambiente. Prenditele il ruggito e catturalo nel legno sotto forma di questa mitica bestia alata. Valore 20.
Va bene, quindi andiamo avanti con le nostre bellissime sculture. Lei sta benissimo, guardate lo stato lunare. Godimento della solitudine per il tratto solitario. I sim solitari preferiscono la solitudine alle folle di estranei. Lei sta proprio bene per conto suo, non vuole nessuno tra le scatole. Proprio non c'è niente da fare. Vero è, ragazzi, che adesso che Esmeralda ci ha lasciati, decade quella famosa regola per cui Sunny non può avere altre relazioni profonde se non che con la nonna, perché se vi ricordate c'era questa regola della challenge che imponeva che finché la nonna della generazione menta non moriva, lei poteva avere rapporti buoni di amicizia o comunque stretti soltanto con la nonna. Quindi adesso che la nonna è morta, questa regola decade, quindi in teoria Sunny può stringere altri legami anche più approfonditi, ma per il momento non ci pensa proprio, ragazzi. Questo è il fatto. Il fatto che può non vuol dire che debba per forza. Allora, almeno per il momento. Allora, il tempo trascorso a compiere i lavori di falegnameria è servito, controlla l'inventario del tuo sim. Quindi vediamo. Questa è un'altra statuina piccola, sì. Quindi la possiamo mettere sulla mensola, perfetto. Poi dopo gli faccio costruire anche le mensoline proprio a lei, però intanto l'appoggiamo qui perché voglio andare avanti con le sculture, ragazzi. Quindi facciamo adesso la scultura di orso grande. Quindi abbiamo finito quelle piccole, mi sa, adesso, ragazzi. Orsi, questi predatori pesanti sono i guardiani feroci della foresta. Ora possono ergersi vicino alla tua scrivania per mantenere al sicuro i tuoi documenti. Che bello. Va bene, quindi facciamo anche l'orso. Va bene, voi che fate? Siete qui? Dai, fate un po' di conversazione, ragazzi. Fate due chiacchiere anche voi due, insomma, passate un po' di tempo insieme. Che anche Edo ancora un pochino ce n'ha, eh? Ancora un pochino ce n'ha, lui la sua barra è qui, quindi non so bene ancora quanti giorni mi camperà. Però insomma ancora qualche giorno ce l'avremo fortunatamente tra di noi. E ragazzi, vi ricordo che Ross tra un giorno mi passa di età, ragazzi, quindi ci siamo quasi. Quindi dai, fate due chiacchiere, rallegra, fate una conversazione profonda, parlate di Esme, condividete ricordi, chiedete al tuo paparino come sta, come stai, come non stai. E condividi un po' di questo. Molto a disagio? Oh no, quei gorgogli di stomaco non promettono niente di buono. No, poverina. Perché? Ma mica mi hai mangiato qualcosa di avariato, scusa, eh. Oh no, era avariato. Gli hanno fatto mangiare le cose avariate. Ecco perché non sto bene. Fammi buttare un po' di roba allora. No, scusa, scusa. No, questi ancora sono buoni. Questi sono avariati. E anche questo lo possiamo buttare, che è finito. Povera, scusami. Sto continuando ad avvelenare i miei sim. Cioè, veramente, ma vi giuro che non lo faccio apposta. Ok, nel frattempo Sunny mi ha fatto anche l'altra scultura. La scultura di orso grande. Sì, qui poi dobbiamo fare tutti i tavolini. Adesso li appoggio qui, poi li sistemo a modino. Quindi siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Andiamo ancora avanti con l'ultima che abbiamo sbloccato per il momento, ovvero la scultura di boscaiolo grande. Le storie e le leggende sui boscaioli sono piuttosto diffuse, poiché il fascino del tagliare la legna e nel brandire un'ascia non risparmia nessuno. Scolpisce un boscaiolo per dare vita a tali leggende. Ok, quindi vai. Dopodiché, non so se ne sblocchiamo altre con l'avanzare dell'abilità di manualità, o se forse un'altra ancora mi si sblocca, e poi dovremmo fare quelle legate allo stato morale, perché così come c'è questa legata allo stato morale triste, ce ne sarà qualcun'altra legata ad altri stati morali. Quindi dovremmo fare attenzione agli sbalzi di umore della nostra Sunny, che confido abbia essendo adolescente, e gliele facciamo fare. Accidenti che ciocco di legno grande per fare questa scultura. Con la manualità come stiamo andando? Ok, stiamo avanzando, siamo al 64%, vediamo se insomma riusciamo a portare a casa anche un livello 6 in questo episodio, a questo punto, visto che stiamo lavorando così sodo. Ok, abbiamo completato anche il boscaiolo, va bene. Eccola qui, bello. E niente, non ne possiamo fare al momento altre, le abbiamo fatte tutte queste. Quindi io comincerei a costruire i mobili a questo punto, ragazzi, su cui mettere le nostre sculture.
Abbiamo sbloccato mensole, sgabello, specchio, tavolino, vaso da giardino, decorazioni da parete e fiere da giardino. Allora, io farei intanto tre tavolini che ci servono per queste statue grandi, quindi facciamo i tavolini, sperando di farli a modo perché l'altra volta me ne aveva fatto uno che era venuto malissimo. E vediamo così, insomma, nel mentre andiamo anche avanti con la manualità. E lo stato murale fiducioso non mi sblocca altre statue, altre sculture, quindi siamo un po' bloccati. Al momento abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce ne mancano un paio, ragazzi, e poi questo obiettivo in realtà l'avremo completato. Però bisogna vedere un pochino se magari dobbiamo avanzare ancora con la manualità effettivamente. Oh, bene, abbiamo nel frattempo raggiunto anche il livello 6 di manualità. Ora Sunny può costruire tavoli da pranzo e sedie al tavolo da lavoro. Ok, quindi, ah, wow, abbiamo sbloccato i tavoli da pranzo e le sedie, che bello. Potrebbe anche trovare parti elettroniche rare tramite il recupero. Perfetto. Poi, ragazzi, quando finiamo col mobilio, cominciamo a riparare tutto il possibile e immaginabile. Va bene, mi ha finito anche il tavolino. Vediamo, questo dovrebbe essere venuto bene. Me l'ha messo nell'inventario di famiglia. Wow, mi ha messo nell'inventario tutte le cose che aveva Esmeralda nell'inventario. Giustamente me le ha messe qui nell'inventario di famiglia. Ok, ho aperto 1000 stelline, va bene. Comunque, il tavolino, eccolo qua. Un tavolino è un po' come uno sgabello, solo che gli errori di fabbricazione sono più evidenti. Ok, che bella descrizione. Allora, questo lo mettiamo qui. Spostiamo la statua, anzi, ce la mettiamo subito sopra. Vediamo se ci sta. Dobbiamo usare il Move Object, ovviamente. E lo mettiamo così. Voilà! Il primo è fatto. Andiamo avanti e ne facciamo altri due. Quindi andiamo avanti. Ora abbiamo. A meno che, ragazzi, non faccio proprio un tavolo da pranzo che metto qui. Metto un tavolo grande e ci appoggio sopra le altre sculture. Possiamo anche fare in questa maniera. Visto che l'abbiamo sbloccato, dai, facciamo il tavolo da pranzo direttamente. Oh, bene, Manuel è tornato da scuola e mi ha preso 10. Bravo il mio Manuel, sei bravissimo. Perfetto. Quindi anche con lui stiamo andando bene. Stiamo andando bene con la scuola. Ottimo. Hai fame e hai bisogno di divertirti. Allora, intanto mi vai a mangiare un boccone, così ti rifocilli un pochino e poi vediamo di farti anche divertire. Ti mangi un po' di insalata, l'unica cosa che ti posso far mangiare che c'è già di pronto, va bene. Intanto continuiamo a seguire la nostra Sunny, vediamo se mi fa. Ok, mi ha fatto anche il tavolo di falegnameria, ottimo. Vediamo se ci sta bene qui. Eccolo qua. Sì, perfetto, direi che è l'ideale. Almeno ci stanno precise precise. Ce ne sarebbe forse anche una terza di statua. Sì, ci sarebbero anche tutte e tre così, in effetti. Però non so, magari ne sblocco delle altre grandi, quelle legate agli statui murali, quindi per ora magari lasciamo il tavolo così. Oh là, perfetto, perfetto. E a questo punto andiamo avanti, facciamo anche le mensole, ragazzi. Così completiamo l'opera. Completiamo l'opera, facciamo anche le mensole, tiriamo via queste e mettiamo quelle che costruisce Sani. Lo faccio per farle sviluppare comunque la manualità, ragazzi, eh. Perché se possibile mi piacerebbe che Sunny riuscisse nell'adolescenza a massimizzarmi la manualità. Non so se riuscirò in questo obiettivo, anche perché come vi dicevo la vorrei far passare di età un pochino prima rispetto al dovuto, diciamo. Però va bene. Ok, Tommy mi è tornato a casa. Come stai, Tommy? Stai bene? Va bene, allora vai un pochino su a dipingere. Fai un dipinto di paesaggio, dai. Allora, Manuel, te hai finito di mangiare, non andare su a giocare, ma ti chiami Mirko, lo fai venire a casa magari, e vi mettete un pochino a fare due tiri a canestro insieme. Dai, lo inviti per fare due tiri insieme, tanto visto che oggi è nuvoloso, è un po' freddino, però insomma dovreste riuscire a stare fuori, così ti diverti anche un pochino, chiami il tuo bro e giocate un po'. Ok, Sunny mi ha finito la mensola nel frattempo. Me ne fai un'altra, tesoro. Quindi mi costruisci. Ah, vediamo se passando di livello mi ha sbloccato altre sculture. No, non mi ha sbloccato altre sculture. Quindi dobbiamo confidare su qualche stato umorale strano della nostra Sunny, secondo me. Ok, facciamo un'altra mensola da muro. E intanto questa che hai fatto te la sistemo. Quindi
tiriamo un attimo via queste. Sono grandi, occupano tutta la parete. Allora le mettiamo così di fianco. Le mettiamo affiancate allora. E facciamo. Ok. Quindi questa la possiamo buttare via. E ora aspettiamo che mi faccia l'altra. Ok, Mirko è arrivato, formiamo un gruppo e ce ne andiamo subito qui a giocare un pochino insieme. Dai, facciamo. Facciamo un po' di tiri di allenamento insieme, dai. Così vi allenate un pochino e te ti diverti, caro. Ancora non gli ho cambiato la tuta a Mirko, ragazzi. Ma va bene, ce lo terremo così, ci piace lo stesso. Quante palle da canestro avete? 25.000? Come 1.000 palle da basket, vabbè. Lui mi diventa sempre super giocosissimo perché c'ha questo tratto buffo, è tremendo, mi fa sempre preoccupare Manuel. Ok, e anche questa mensola l'abbiamo completata, perfetto, però siamo ancora, ci mancava pochissimissimissimo a raggiungere il livello 7, siamo all'82%, molto bene, molto molto bene. Quindi mettiamo qui l'altra mensola. Vero è che io con le nonne... Ah, ragazzi, adesso posso cambiare i colori dei progetti di manualità. Prima non me la facevo fare questa cosa. Mi piace tantissimo. Allora, aspettate, adesso mettiamo un bel colorino abbinato ai colori del garage. Fermi tutti. No, aspetta, non volevo prendere la mensola intera. Volevo mettere il draghetto. Il draghetto bellino. Ok. Allora, questa la buttiamo. Cambiamo allora i colori, assolutamente. Oddio, non è che siano molto meglio gli altri. Volevo un beigino un pochino. Vabbè, facciamo questo bianco che si intona col tavolo del lavoro. Dai, facciamo così. Direi che ci sta. No, è questo. Cioè, le mensole sì e i tavoli no. Questa me la dovete spiegare, però, perché non l'ho capita. Vabbè, comunque abbiamo fatto. Perfetto. Brava la mia Sunny, sei bravissima. Comunque, sono le 5:30. Allora, vediamo il nostro Manuel come sta. Ok, loro stanno ancora giocando. Ok. Però lui non si è divertito per niente, infatti. Accidenti, che tiro lontano che hai fatto. Sì, sta cominciando ora un po' a divertirsi, però ancora un po' cenà. Comunque, va bene, direi che adesso possiamo anche sciogliere... Ma ho fatto una puzzetta, Mirko, che schifo, ma come, ma non si fa. Comunque dicevo, direi che possiamo anche congedare adesso il nostro caro Mirko. Che imbarazzo. Sciogliamo il gruppo, quindi lo salutiamo, magari facciamo questa bellissima interazione, mostra approvazione e poi lo salutiamo. Bella bro. Ok, va bene, quindi salutiamo, congediamo il nostro Mirko ed è arrivato il momento per il nostro Manuel di continuare a lavorare sulla logica. Infatti abbiamo nello scorso episodio raggiunto il livello 2, effettivamente ci manca poco anche per raggiungere il livello 3 e visto che adesso mi ha raggiunto anche il 10 a scuola, se andiamo ancora avanti dovremmo raggiungere i requisiti per poi poter sbloccare la possibilità di accedere al corso di laurea illustre. E quindi giustamente il nostro Manuel necessita di una degna avversaria per poter andare avanti nella sua logica e quindi adesso andrà dalla sua vittima preferita. Che oltretutto non ha fatto altro che rimanere chiusa qua dentro tutto il giorno, quindi uno si domanda anche se sia ancora viva effettivamente la nostra Sunny, visto che non ha messo il naso fuori dal garage da stamattina, perché manco è andata a scuola lei oltretutto, quindi... Quindi, esordiamo subito molto bene, oggi Manuel è particolarmente ispirato in vena, diciamo dai un colpetto sul naso. Ehi, ragazzina! La faccia di lei! Che cavolo stai facendo? Oh mio Dio, oh Dio, fa morire, fa delle facce troppo belle Sunny, è la faccia di lui, no vabbè, adoro. Comunque mi fa, ehi ragazzina, ma sei ancora viva? È tutto il giorno che sei chiusa qua dentro, ti ricordo che mi devi una rivincita. E ovviamente gli risponde, perché ti pare, e dice, ascolta, ma come cavolo ti permetti, ma sei impazzito?
E comunque di che diavolo stai parlando? Si può sapere, rivincita? Non fare finta di non ricordartelo. Mi devi una rivincita, scacchi. Non ti ricordi più? O forse hai paura di perdere, eh? Glielo sto proprio dicendo con questa espressione. Avanti, avanti, Hai forse paura, Hai paura? Hai paura di perdere con me stavolta? Ma questo, ma che cosa vuole da me? Le faccio troppo belle, sono troppo espressive. ma che vuole questo dalla mia vita? Io stavo tanto bene in santa pace, ma che vuole da me? Oddio. Paura io? Ma figurati se ho paura di perdere contro uno come te. Ti straccio come e quando voglio, hai capito? Se sei così brava non hai niente da temere. Mi hai battuto una volta, mi batterai ancora, no? Dov'è il problema? Ah sì? Adesso ti faccio vedere io. Mettiti a quel cavolo di tavolo e chiudi quella boccaccia una volta per tutte. Adesso te la faccio vedere io. E quindi ragazzi, parte il secondo match. Parte la rivincita. Riuscirà questa volta Manuel a sconfiggere la nostra Sanni a scacchi? Ai posteri l'abbia sentenza. Lei è fiduciosissima, proprio della serie. Sì, vabbè, non devo neanche impegnarmi. Guarda come ti muovo le pedine. Lui invece è concentrato. Si sta impegnando molto. Ma lo vedo anche lui seriamente impegnato. Ma Sanni, scorretta. Ma no, ma non si para. Ma Sanni, ma vergognati. Ma da te, non me l'aspettavo. Allora forse non sei così sicuro dei tuoi mezzi, però, effettivamente. No, vabbè. Non ho parole. Vediamo chi ha vinto. Ovviamente ha revinto Sanni. Non c'è storia, non c'è storia. Vediamo se Manuel mi ha raggiunto il livello 3 di logica. Sì, mi ha raggiunto il livello 3 di logica. Vediamo se mi è arrivata la notifica. Perfetto, ok. Quindi mi ritengo soddisfatta. Invece la nostra Sanni, anche lei, mi dovrebbe arrivare al livello 6, siamo al 52%, perché mi serve il livello 6 per completare questa pietra miliare. Però ragazzi, adesso ci fermiamo un attimo con i nostri ragazzi, perché vorrei dedicare, insomma, gli ultimi minuti di questo episodio ai nostri piccioncini preferiti, ovvero alla nostra Ross e al nostro Tommy. Perché ragazzi, questa sera sarà una serata speciale. Loro, come vi ho detto, domani, l'indomani mi passeranno di età, perché gli manca un giorno al passaggio di età. Però ragazzi, c'è una cosa che ancora questi due non hanno fatto in effetti in tutto questo. Sono felici, innamorati, tutto quanto. Però effettivamente Ross e Tommy ancora non hanno mai avuto un vero appuntamento, un primo vero appuntamento romantico. E quindi questa sera sarà proprio la loro serata. Sanni e Manu intanto resteranno a casa con il nonnino. E Tommy e Ross se ne andranno a fare un bel appuntamento romantico. Un appuntamento romantico molto speciale, perché Tommy ha in mente una sorpresa per la nostra Ross, che potete immaginare perché avrete visto il titolo di questo episodio. Ha in mente una bella sorpresa, perché appunto stanno per diventare anziani e quindi, secondo la regola della challenge, finalmente questi due potranno convolare a nozze. E però appunto, prima che mi diventino anziani, avevo piacere appunto di fargli avere un primo appuntamento romantico come si deve, e niente, il nostro Tommy questa sera è in programma di fare la nostra Ross la proposta. Ebbene sì, quindi vieni Tommy e vieni a chiedere un appuntamento romantico alla tua Ross. Le dai un bel bacio soave, visto che sei così fiducioso. Un bel bacio soave. Wow, che bello che sei, che cari. E le chiedi un bel appuntamento romantico, finalmente, il vostro primo appuntamento, che carini. Sono due adulti che stanno per diventare anziani, ma sono praticamente in piena fase adolescenziale del loro amore, questi due, che belli. Allora chiediti timidamente un appuntamento.
Ok, e ci prepariamo a viaggiare. Allora, dove andiamo a trascorrere questo bel appuntamento romantico? Ho scaricato un lotto che è della Maxis, ragazzi, che è disponibile per tutti in galleria. Se avete il pacchetto espansione di Usciamo Insieme, quindi questo è un lotto che viene messo a disposizione proprio nella galleria vostra, se di default dalla Maxis, se appunto scaricate il pacchetto espansione di Windenburg. Questo lotto in realtà, le sorgenti incantate, nasce come piscina. Io l'ho impostato sul Parco Nazionale e momentaneamente, perché ho notato che nei parchi nazionali non va gente per default. Non l'ho messo generico perché se lo mettevo generico non mi ci faceva andare per fare l'appuntamento romantico, non me lo rendeva disponibile. E gli ho messo l'aura romantica e anche dimora privata. Questo perché? Perché diciamo che questo è un parco di sorgenti naturali presente qui a Willow Creek, che il nostro Tommy questa sera per l'occasione diciamo che ha prenotato tutto per sé, spendendo un bel po' di soldini che tanto se lo può permettere, in modo da averlo ad uso privato personale per lui e per la sua Ross, perché questa serata deve essere assolutamente speciale e perfetta. E adesso ci viaggiamo, insomma ve lo faccio anche vedere un pochino questo bel lotto, perché è molto particolare e interessante, secondo me era bello come diciamo scenario per un bel appuntamento romantico. Quindi praticamente è un lotto con delle piscine all'aperto, quindi io me le immagino come se fossero delle sorgenti termali alla fine, dove uno viene qui appunto e sta appunto immerso in questo parco un po' naturale, un po' particolare. E ha fatto imbastire per l'occasione, qui c'è anche una zona al coperto con un caminetto che poi andremo ad accendere, e ha fatto imbastire anche questo tavolo con questa bella candela, e qui un tavolo da imbandire con tutte le cibarie, tutte le buffelle, ha fatto mettere proprio per l'occasione, per avere in questo luogo suggestivo, tra le altre cose, anche una cenetta romantica a lume di candela con la propria rossa in questo luogo così, così suggestivo, così speciale, anche perché l'ho messo in questa location che insomma è uno dei quartieri più ricchi di Willow Creek, gode di questa bellissima vista, che ora è un po' nuvoloso quindi si vede il giusto, però diciamo che le piscine sono calde, sono acque termali calde riscaldate, quindi è il luogo ideale per appunto passare questa serata speciale, molto romantica. E dato che è un momento speciale, ve lo voglio raccontare in una maniera speciale, e quindi il loro primo effettivamente appuntamento romantico, che insomma si concluderà con quello che già potete immaginare. Non ve lo racconto con un gameplay normale, ma ve lo racconto appunto in maniera speciale. Quindi per il finale di questo episodio smetto di parlare e vi lascio a una serie di immagini, diciamo come mi piace fare in queste occasioni. Quindi adesso smetto di parlare e lascerò che siano le immagini a parlare per me. Buona visione, ragazzi!